Mary Leakey e le sue scoperte, realizzato dal gruppo Panda Giganti della settimana della preistoria Estate Museo 2023. Chi era? Mary Leakey è nata a Londra il 6 febbraio 1913. Quest'anno festeggiamo i suoi 110 anni dalla nascita e morì nel 1996 all'età di 83 anni. Fu la seconda moglie di Louis Leakey e lo seguì in Africa nella zona della Rift Valley per i suoi scavi nella gola di Olduvai alla ricerca delle origini dell'uomo. Dove nasce la sua passione? Grazie ad una visita in museo, l'archeologa che le faceva da guida la invitò a vedere degli scavi e poi in una grotta in Francia. Sposando Louis Leakey, la sua passione prese vita. Quali scoperte l'hanno resa famosa? Le impronte di Letoli. Due Australopithecus afarensis camminarono sopra una fanghiglia di ceneri leggere e pioggia e le loro impronte si impressero e arrivarono fino a noi. Le loro tracce vennero scoperte da Mary Leakey nel 1979 e intuì che appartenevano alla stessa specie di Lucy. Homo habilis è una tra le prime specie del genere Homo. Aveva un cervello di 650 cm cubi, una fronte sfuggente e un toro sovraorbitale presente. Aveva una faccia prognata, cioè che si sporgeva in avanti, ed il mento assente. Cosa faceva? L'Homo habilis, come chi c'era prima di lui, scheggiava la pietra. Realizzava strumenti chiamati chopper. Scheggiato su un lato o su due, poteva essere utilizzato per spaccare ossa, tra cui anche il cranio, oppure usato per ricavare schegge taglienti. La loro dieta. Oltre a mangiare vegetali, si cibavano dei resti delle carcasse, tra cui il cervello e il midollo osseo. Questa nuova alimentazione incrementò la crescita del cervello e conseguentemente della scatola cranica. Con chi viveva? Insieme a lui viveva il Paranthropus poesei, che aveva una dieta granivora, chiamato anche Zygianthropus poesei. Venne identificato da Mary Leakey nel 1959.